Ciccio Regresso, figli della me. Noi siamo qua tutti i giorni dalle 15 alle 17 in live su Twitch per ascoltare dischi o discutere delle minchiate che sono successe. Quindi se vi piace questo canale lasciate un like, se volete seguirci ricordatevi la campanellina sempre attiva, grazie anche ragazzi per averci fatto arrivare al primo livello di Ape Train, campanellina sempre attiva che se escono i nuovi video e voi non li vedete, perdi. A meno non ve li perdete, come dice il Bombarlo. Siamo cambiati, sì, e visto che siamo cambiati siamo family friendly e quindi... Sì. E quindi se tua mamma fa quel tipo di lavoro che è il più vecchio del mondo, noi siamo amici anche di tua mamma, perché le famiglie non vanno lasciate indietro, queste famiglie un po' così speciali. Esatto. Quindi esatto. Se tua mamma è un po' speciale, iscriviti al canale e fai un bel like. Senti, oggi ascoltiamo. Grazie 88 Pier. Sì, adesso, oggi ascoltiamo Orange County di Tedua, sì. Alcuni mi dicono pure meglio di Mowgli. Orange County. Io Mowgli l'ho riascoltato di recente. Io come ascolti Orange County? Sì, anch'io. Orange County, però, come sonorità è più affine. Era ancora il periodo polemica. Ma te, tu è spastico, ha dei problemi. Va a tempo, non va a tempo. Ti ricordi i balletti? I babbi di minchia dicevano che fosse spastico, non andava a tempo. E infatti erano dei babbi di minchia. E uno delle polemiche. Purtroppo ce l'avevamo anche in casa. Pensate. Dico che secondo me Tedua è uno di quegli artisti che non avrebbe dovuto avere stop, perché con l'estro e con la sua capacità e produttività, secondo me ha avuto un grave, grave problema. Sì, e infatti se ne è lamentato più volte. Ma sì, ma se ne è lamentato perché penso fosse arrivato al limite, anche perché non era tenuto proprio a dirlo e magari tenesselo per sé. Però era una cosa che si sentiva anche da parte dei fan, dei follower, sì, e di chi lo ascolta. Orange County, California, ascoltiamo. Sì, California. Allora, raga. Porco diesel. Ti prego. Porco diesel. Siamo a livello 3 dei train. Dai, arriviamo a livello 4 e si parte subito. E si parte. Intanto salutiamo Federica che monterà questo video e si farà wow wow la tanta di ascoltare ogni volta gli stessi dischi che ascolto. No, raga, no. Sì, tutto. Abbiamo anche i testi o li usiamo da Spotify? Li usiamo i testi da Spotify. Ciccio Valley. Ciccion Valley? Ciccion, wow. Valley. Felice regresso! Figli della me, finalmente successo! Finalmente Amazon si è accorta che anche noi siamo bravi. E quindi parte una nuova figata degli Arcade Boys. Sul canale ufficiale di Twitch di Amazon Music, a partire dal 13 settembre, ogni due martedì del mese, esatto, un grande contest musicale. Più che un contest, è proprio un quiz show a premi presentato da noi. Primo premio, 500 euro in buoni Amazon. Stai scherzando, 500? Più un anno di Amazon Music gratis. Oh. Secondo premio, 100 euro, più un anno di Amazon Music. Che comunque... 50 terzo... euro, 50 euro. No, perché comunque 50 euro... Vabbè, ce n'è. Quindi sempre un anno di Amazon Music gratis in, sì, qualsiasi posizione. E ogni puntata ci saranno tre vincitori dalle 19 alle 20 in live su Amazon Music su Twitch. Gang. Bello. Bello. Bravo Tedua. Che spettri. Come mai? Ho sbagliato. Cazzo, minchia, era partito le fils. Era bravissimo Tedua. Si capisce questa cosa. Silicon Valley. Eccola. Sai che principeggiare un'arte. Tarek Tedua. Ti dà in inglese. Ok, fai la guerra con Tedua. E vuole molto di più che te. Cammino prima che mi incazzi. Passiamo in tangenziale, guarda in giro che parla. Grido wewe, wewe. Stendo la lavatrice, dopo grido wewe, wewe. A caso in strada, grido wewe, wewe. Così lo grida. Qualche amico che vedo da me. Non avevano paura di fare delle sporche orribili? No, e neanche di provare delle cose strane, eh. Hanno proprio si sono proprio inventati. Era collegato la roba, no? La sporca, che per me è orribile, in realtà è un provare a fare qualcosa, sì, penso, sì, sì. Su una produzione. No, c'era proprio della roba grrr, lo sentivo proprio sotto, non so se non ci hai fatto caso. No, perché... Però fa ridere, ma quella cosa che dice è vera. Perché comunque, sai, si sono inventati una roba totalmente nuova, come appoggiare le parole. Tedua e Wewe Izzy, che è diventato un tormentone per i primi 2-3 anni, no, della Drill Liguria, quando usciva, no? Sì, era praticamente suo. Io mi ricordo suo. Che Wewe era, ogni cosa era Wewe, però Wewe, con l'autotune giù, picciato. Quindi immagina uno che esce di casa e fa Wewe. Ma in realtà ti danno veramente ancora fastidio l'autotune in questo no, disco? No, qui no, le linee vocali sono molto belle. Perché abbiamo cambiato così tanto?
perché ai tempi venivamo dal rap underground. E va che quando è uscito sto disco noi ascoltavamo solo rap hardcore e rap underground, e questa roba era a confronto con quella roba lì. 6 anni fa sta roba era pop. Sì, però il testo non è neanche così brutto. Cioè, il testo se ci non pensi... lo leggevamo all'inizio. Sì, è vero. E quindi ti arrivavano solo i wewe e le svirgolate. Però è un grande freestylone, eh? È un grande freestylone, però ci sono, certo, delle cose molto carine. Però è un freestyle che si presta alla tecnica. Alla melodia anche. Alla melodia e alla tecnica. Quindi la base degli hip hop è usare le parole per creare melodie. Base del rap. Del rap, sì, perdon. E avere un virtuosismo tecnico, quindi ci sta. Secondo me c'è anche da dire che Chris Nolan qua, che penso sia di Chris Nolan la produzione, fatemi vedere subito prima che dico stronzate, ragazzi. Sì, Chris Nolan si è dato proprio a Batman, si è dato al cinema tranquillo proprio, nel senso ha fatto il cazzo che voleva. Produzione del basso interessante, la chitarra pizzicata stupenda, e penso che abbia anche dato un là sulle linee vocali, soprattutto su quelle molto più che riprendevano il punk, a meno che non fossero poi... Tedua non ha mai fatto, cioè ha sempre detto che comunque ascoltava un determinato tipo di musica comunque californiana, quindi ha un'idea di melodia, non è così complessa, sì, sì, però magari lui ascoltava magari il rap trap californiano, che a sua volta era influenzato dal punk melodico. Dico, secondo me non è così complessa la linea melodica, è bella ma non è complessa. No, non è complessa ma è molto bella. Ercomi quando ancora spaccava. Aspetta, Michele 22 dice: certo, all'epoca non aveva soldi per pagarsi altri produttori. Occhio, non vuol dire che se ti paghi una persona allora sei super forte, a meno che non sei il nuovo disco di Villa Banks, che hai dietro delle produzioni di Cristo, di gente che si vince i Grammy, come ci è stato detto. Ieri mi dicevano, ma a me piaceva prima in palestra, il ragazzo di 23 anni, e l'ultimo disco non mi piace. Io gli ho spiegato perché a noi piace, a voi piace la roba buttata lì, vi piace la merda. Mi piace la roba buttata lì. Ma ci può stare come attitudine, perché roba un po' più grezza. Ci può stare. Io adesso che ho la mia età preferisco una roba, a parte le cose grezze che le ascolto sempre, ma questa roba... Ah, però anche qui... le cose grezze che ascolti, facci caso, hai dei canoni che devono essere quelli. Ah, certo, assolutamente. Infatti anche prima ti dicevo, visto, cioè i Prevail, bello il pezzo, ma alcuni sono merda totale. E quindi ragazzi, non so, gli piace proprio la fregna. La fregna. Ercomi e Tedua. Madonna, Ercomi. 0-0 come la farina. Poco copro l'aria, il conto conta zero, però se riempio il foglio sento ancora l'eco. Mentre ti verso il tempo di ripensarci, lascio gli spicci che c'è un picci che cambia passaggio. Senti la produzione. Ti piace correre se c'è stanco, mentre crescevo preso a punti, punto tutto ciò che in tasca, tocco il fondo un'altra volta, giuro. Pensavo solo dopo lo schianto, non ho mai smesso un minuto, se vuoi ti ci porto, ci passiamo soltanto fighe e vai. Marca andremo a fondo coi rivali, fai manere da qui, da qui. Ce ne andiamo, salutiamo cari, commissari, anni popolari, poi dai portuali. Leggevo in chat un'esegesi di prova a fare un rumore quando cadi, e dicono vuol dire fatti i cazzi tuoi, in poche parole. No. Non è proprio così, secondo credo me. Credo che quando fallisci di non farlo sapere a nessuno, penso. Oppure non fare scalpore quando... Non esternare ma anche tuo... esatto, non chiedere aiuto. È un po'... Sì, forse non però rientra anche in quella roba che dice lui del non infastidire. Ma anche qua, Ercomi, a parte che sto disco penso sia stato autoprodotto, comunque tutto da indipendenti, credo, no? Sì, a meno che non l'abbiano comprato dopo. Quando è uscito, sì, sicuramente. Ercomi qua veniva da un passato da hip hop classico, e anche lui un altro che si è creato un cazzo di flow suo. Assolutamente. Guarda, è Universal, però vedo che sono loro e basta lavorarci. Eh sì, sì, esatto. Quindi distribuzione, magari c'avevi magari uno studio buono per mixare, però comunque vabbè, distribuzione molto però molte volte tanta roba. Ma che bello il pezzo di Tedua, che riprende la box, riprende il cantautorato, Ercomi, e è anche una bellissima fotografia della sua vita. Noi adesso dopo tanti anni sappiamo che anche il buon Fabiano Inoki ce lo disse in live, che Tedua aveva una casa famiglia qui vicino. Sai che ho preferito Ercomi che Tedua qui? Davvero? Di brutto. A me tra tutte e due mi sono piaciuti molto. Ercomi molto interessante, le linee vocali belle. Ha svirgolato troppo con il giocare con le parole Tedua, rispetto a Ercomi che era molto più lineare, nonostante fosse Ercomi. Strano a dirlo. Però cazzo, un testo interessante. Ma non ho detto che non c'è il testo, ho detto che ho preferito Ercomi. Sì, io non mi è dispiaciuto come ha fatto, cioè è stato molto più rap. Perché ascoltare i dischi con il testo davanti ti cambia totalmente.
la percezione anche. Come ormai pensa la Fregna, secondo me più piuttosto per 6 soldi e fa anche bene, poraccio. Lingerie, allora, con sfere basta. Ma ricordo questa, ma ricordo. Te la ricordi? Sto basso, questa basso è un po' più gangsta. Faccio un salto a nord e schiaccini ospitali. I miei fra fumano nord e raffa. Falco offre cena. Cambia flow, ti prego. Faccio da solo, no no, loro non lo sanno. Sta strada è un tesoro. Lo so, mi piace un botto. Sei solo che non l'ha capito. Stiamo provando a scappare dai guai. Cambiare la vita, fare il no, 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 no. Comunque una certa è diventato tormento, sera. Tutte super musicali, interessantissime. Sì. Fica. Ittona. No, no. Allora, ci sono alcune cose del testo che non sono giuste, mi dicono. Né bene o né male, più o meno. Si capiva, si dai, è giusto per avere un'idea. Tale magari alcune cose di slang che io non conosco, ma che grazie a voi in chat appunto ci state aiutando. Raga, è Charlie questo, non è... Charlie Chase, eh sì, vuoi inviti Charlie, non lo sai usare. È vero, hai ragione. Mi è piaciuto, un botto sfera, tranne all'inizio un monoflow. Però poi ha cambiato. Sì, però non puoi essere che per una quartina ti rompa il cazzo il monoflow. Cioè, mi sembra esagerato, non era neanche parte della canzone. Ora fai tutta monoflow, no, sei degli anni 90. Ma perché? Ma non no, ma dico, niente. All'inizio ho detto, all'inizio mi dava fastidio il monoflow. Poi invece la canzone nell'insieme mi è piaciuta un botto. Il testo secondo me portava a fare il monoflow. Cioè tu stai raccontando una... Sì. Stai raccontando una più sorta che di il monoflow, quando ha detto Milano, non mi è piaciuta la parola Milano. Come l'ha detta? Pensa a quanto Milano. Sono deficiente io. Sono però pazzo. Ho portato il mare a Milano. Milano. Quella roba lì non mi è piaciuta. È cantilenosa. E quindi poi mi ha dato tutta l'idea di monoflow. Quel Milano lì mi ha dato fastidio perché sono pazzo completamente. Sì, totalmente pazzo, ma però capisco. Il pezzo è figo. Capisco. C'è un pezzo di sfera che mi piace, è impressionante. Comunque sfera all'epoca, a parte che comunque sei sul disco di Tedua e non la fai cazzare. E poi non eri ancora così grosso da poterti permettere di scrivere le due cazzate e farle andare bene a tutti. Bravo. Non avevi soldi, quindi cioè comunque se ti cambia la vita, se tu vivi una vita di merda, vivi una vita normale e la vuoi raccontare, la racconti. Se fai soldi, se tu mi racconti le minchiate, è meglio che faccia veramente piango sulla Lambo adesso, sì, adesso piuttosto che raccontare le cazzate. Piangi dove vuoi, spera. Ed è giusto che lo faccia, raga, però se devo apprezzare il prodotto non lo apprezzo, cioè non mi piace il prodotto, capisco perché lo fai, non è magari finché non fai la roba bella non sarai nelle mie corde. Sai che come diceva Caparezza, poi il secondo disco è sempre più difficile nella carriera di un artista, perché sai, col primo disco hai tanta roba da dire, tanta foto, tanta gioventù, e poi più vai avanti e più ti sistemi e più sei tranquillo. Cosa fai? Parli dei guai con le major che non puoi neanche dirlo? No, non puoi, esatto, c'hai anche determinati tipi di standard che non puoi più... Allora, molte volte ti dicono che non è vero, ma io sono convinto che all'epoca, prima dell'avvento del rap all'interno delle major di adesso, che è super che è meno controllato, infatti vediamo che ci sono anche criminali in mezzo alle major, a livello di rapper, forse prima non c'era questo, c'era più controllo forse prima. Forse prima era più sull'attenzione, perché stavi arrivando dal pop, non potevi fare il coglione, capito? Sì. Allora, il prossimo c'è uno dei miei pezzi preferiti del disco. Sì? Sì. Wasabi Freestyle, me lo ricordo qualcosa. Vedi? Che manca il pezzo. E te lo diceva prima, Grande. Grande. Poi riferimenti pesanti a droga, per quiz e cose, senza essere nello specifico. Esatto, senza essere violento e diretto. Sì, ma è hardcore, è esplicito ma non volgare. È hardcore, ma è come contenuti, ma è molto musicale e molto tecnico. È ecco molto perché figo. Arrivava a tanti ragazzi, ed ecco perché noi all'epoca ci dava fastidio questa cosa. Probabilmente i ragazzi che l'ascoltavano all'epoca manco la capivano al 100%. Praticamente il fatto che a noi desse fastidio un determinato tipo di attitudine venduto
il modello adultoide, come dicevamo, venduto a dei bambini. Perché poi, raga, voi adesso avete la distribuzione. Se vai un attimo a schermo intero su di noi, volevo fare una precisazione. Zione, senti come sono torinese. A noi non è che ci dava fastidio il rapper che faceva la cosa. È che, diciamo che, quando ancora andava di moda il pop, no? Quindi diciamo 2013-14, c'erano questi signori che prendevano gli artisti pop e li mettevano nel giro pop, quindi vari Cioè, le varie puntate alle Iene, le varie interviste alla tele, e li vedevi ovunque, li passavano in radio. Quando poi questa gente che trattava il pop ha messo le mani sul rap, ha usato la stessa metodologia con gli artisti pop, e quindi la distribuzione di un genere che è per adulti è andato ai bambini, è spuntata, Cioè è diventato teen trap, alle Iene vedi Massimo Pericolo, alla radio senti pezzi che parlano di eroina e sparatorie, e li cantano i bambini di 12 anni. Sì, vabbè, però c'è, cioè, la roba delle eroine e sparatorie c'è stata solo negli anni 90-2000 che si è stato tolto. Di droga e delinquenza. Negli anni 80... Vabbè, facciamo che dico che parlano di droga e delinquenza. Che è una roba che è fighissima, ma se hai 18 anni o comunque se ne hai 16 in più, comunque è bollino rosso. E questo ci dava fastidio, il fatto che poi ci presentassero il rapper con tutta una salsa edulcorata intorno, che non era il rapper o la canzone che era il problema, era il modo in cui te lo presentavano, come ci hanno presentato gli Incubus, come ci hanno presentato gli Zebrahead. Porca puttana, sì, abbiamo fatto la roba super commerciale, quando poi in realtà c'era dietro tanta roba che era da scoprire, e noi purtroppo ci arrivavano soltanto quelle prime cose, le facciate. E nel rap italiano è avvenuta la stessa cosa, e adesso ancora di più sta addirittura violentando una cultura, snaturando e rovesciandola completamente, e dando colpe anche a chi lo porta ancora in alto la cultura, dandone colpe di sbagliare, di essere il male del mondo, il male dell'Italia. So che stai parlando di lui. Sì. Andiamo avanti, sentiamo, che poi la gente si annoia che parliamo di politica. Scusate, mi gira un botto il cazzo. Eh sì, perché a noi la musica piace, ci piace proprio. Ma anche la condivisione della musica. Appunto, la musica crea amicizie nuove, figurati se devono farcela odiare. Vai! Ah, lezione! Vedo due ragazzi fuori dal blocco, mi ero nascosto, le volanti ricordo alle urla, uomo di me, sui video, ti invio il video e non video, dimmi com'è, così lo guardi, è rabbia d'urgenza, incendi all'anima, sempre prima di fare musica, roccia tutta anche me, wow. La voglio. Un bimbo dopo ti porta all'asilo, con il bambino, copriti il viso e cresci da solo. Tu fuggi adesso, fuggo dall'ipocrisia, seppur per pochi sia. Essere un uomo è davvero onore, diverso dall'essere un uomo d'onore in periferia. Wow. La mia via è Jihad, wow. Cia. Jihad è la lotta giusta contro l'oppressore. Perché lì è la Jihad è stata istruita dalla CIA, non la Jihad, perdonami, Bin Laden. Sì. È stata istruita dalla CIA. La mia scuola è la Diaz, la mia storia è la Fiat, e magia scampia. E sta tra è un'arpia. Cazzo, glielo copio. Domani glielo copio. Io sono curioso di sentire la tua reaction la prima volta. Bello. È vero, la chat dicono zero skip, anche secondo me è zero skip. Era la preferita di Barlo ai tempi? Va bene. Mi piaceva il ritornello probabilmente, sicuro, ma è molto molto bello. Sicuro. Allora, fino a qui vediamo una capacità di scrittura che è interessantissima. Capacità di scrittura e di esprimersi anche molto bella. Nonostante tanta gente lo prenda in giro perché utilizzi questo linguaggio molte volte aulico. È criptico, ma allo stesso tempo è molto comprensibile quello che vuole dire. Criptico nel senso ermetico più che criptico. Sì, ermetico. Ecco, è ermetico, ma allo stesso tempo si capisce benissimo cosa vuole dire. I concetti, usa magari una parola al posto di un concetto, ma tu in quella parola sai cos'è, è la parola chiave. Bravo. Usa solo la parola chiave, non sta neanche perché, perché però è licenza poetica, perché poi serve alla struttura della canzone. Sempre così canto, lui si ispira molto al cantautorato anche nella scrittura, come Izzy. Sì. Come Izzy ha questa propensione verso il cantautorato che lo fa scrivere in maniera ermetica. Anche qui, anche qua, tanta roba. C'è la questione della mamma Pippotto, della persona che la portava all'asilo, prima il Pippotto. E perché proprio cambia, la mamma? No, ho detto la mamma, ma non è la mamma. Intendevo anch'io me sono immaginato. La casa in affido, perché lui parlava dell'affido. Ok. Cioè, però di solito all'asilo, no? È la mamma che porta i bambini all'asilo, nell'immaginario comune italiano. Quindi anch'io mi sono immaginato la mamma. No, in realtà poi lo diceva da qualche parte. Sì, la casa in affido. E poi parlava anche del fatto che cambiava spesso cameretta e cambiava cap.
quindi vuol dire ovviamente che casa. Cambiando, sì, lui nel, ha dato la casa anche? Sì, cambio stanza, devo cambiare cambio anche stanza. Il capo. Però penso che parlasse di quando era piccolo. Sì, sì, ma discorso mi dicono, perché il livello si è abbassato vertiginosamente? Ma no, raga, la gente fortissima c'è, i giovani fortissimi ci sono, uno l'abbiamo trovato noi e adesso sta volando da solo, ma è la gente che ascolta solo quello che va di moda e va di moda la merda, perdonatemi il termine. No, ma secondo me c'è anche un problema di uscite, raga, non possiamo dire perché una volta era meglio. Non sono uscite niente, in questi ultimi due anni non è uscito niente di veramente, cioè, a parte alcune robe dei big, roba valida non è uscita perché l'hanno bloccata. Stesso Tedua con la Divina Commedia poteva fare un bel lavoro, ma non l'abbiamo visto la Divina Poi Commedia. Emergenti che spaccano ce n'è a fottere, però la grande massa aspetta sempre che qualcuno diventa famoso per seguirlo, non va mai a fare del digging per i cazzi suoi e dire oh, questi c'hanno 30 follower ma spaccano i culi, esatto. Me li ascolto. È quello che dovrebbe essere, no? Perché poi ti lamenti che il livello è basso, ma vai a cercarti tu la roba. Infatti tanti ragazzi dicono, vabbè, a parte la Wild Bandana che ancora produce, e secondo me il fatto che non venga comunque prozzata dai big non dovrebbe essere un ostacolo per la gente che vuole ascoltare della musica, anzi c'è la possibilità di ascoltarla, avete Instagram e YouTube, potete fare il cazzo che volete, ma anche i ragazzi di Nuova Sardegna e i ragazzi di Napoli che stanno uscendo come la ragazzina dell'altro giorno, sì, che abbiamo visto, tanta gente forte che non viene spinta. Gelacroix. Però non è che dovete aspettare l'etichetta o l'ufficio stampa o il giornaletto che vi dice di ascoltarvi, sì, la musica. Perché noi facciamo il possibile, facciamo anche il Fallitones Never Dies che riprenderà a ottobre, dove ascoltiamo solo gli emergenti per due ore di fila. Quindi raga, più di così. Lezione, abbiamo detto, busta della spesa! Hey. Bellissima! Ma sto disco è tutto bello, incredibile. Charlie. Stai cercando di fottere Tedua, dove erano fatti brutto entro stasera. Quando fottevate Tedua, nel passato di tempo ci tuoi l'ansia fallimento. Il flop a fare a tutti voi, dai, sperate, continuate a coltivarle. Tedoti, esatto, ma sì, perché lo spesso. Tutto Orange County. Fico, è vero, c'è l'autotune, non dà fastidio, sembra quasi che non ci sia, talmente non dà fastidio. Ma perché c'è la musica, allora, a parte che le produzioni hanno dei bassi, non so perché il mix mi dà l'idea che non ha tanto basso questo mix, è molto sugli alti, quindi i piatti escono tantissimo forti e si confondono con l'autotune e molte volte danno più fastidio ai piattini che l'autotune. Però te lo spalmano meglio. Non lo so, non ne sono sicuro, a me i suoni troppo sì, acidi e alti mi danno fastidio. E i piatti li sento proprio nella testa, li sto proprio sentendo. Okay. Ma non è un problema. E non sono i piattini trappini che danno fastidio a me. No, è proprio una questione di mix, secondo me. Però non è questo il problema. Attenzione. Perché non mi dà, forse leggendo il testo, forse la melodia, me ne sbatto proprio il cazzo di come è fatto il pezzo. Cioè, nel senso, non so se hai capito. È una di quelle robe come quando uscivano la vecchia roba dei Linea 77, no? Che faceva schifo. Però era nuova e ascoltavi, la fine era bella, sì, sì. E la stessa cosa, magari manca un po' di quella bellezza, di quella pienezza del suono. Sì, forse rispetto agli altri pezzi è quello meno, però è figo lo stesso, cioè. Allora dice Young Orla, ma non sono convintissimo di quello che stai dicendo, che sono piattini più acustici, non i soliti hertz, sì, della trap. No, sono d'accordo. Io non so, non conosco, però non mi sembra, cioè non mi sembravano gli stessi. A me, ti dico, per non darmi quel fastidio a me di merda, vuol dire che può essere che non siano gli stessi, poi se sono acustici o meno. Pensa che so, a me invece questa roba qua così alta, ma così perché acida. Siamo al contrario e te come frequenze. Una roba percezione delle frequenze. Tipo, bravo, a me le campane della chiesa mi danno un fastidio. Impazzisco. No, Snitch Freestyle. Questa non me la ricordo. No, ma chi è? Sono di te, bit e solto. Non ti fissi con noi. Formati. Queste scene fa un catering, in camerieri dai tavoli, non lavori con me. Al Fleming. Che testone, raga. Il tornello è hardcore. Te la parlo veramente meglio. Non ti fissi con noi. Sono flocciature che lo
Raga, ma di che cazzo dobbiamo parlare? È tutto bello. Il tornello della Madonna. Vaffanculo, è tutto bello sto disco. Mannaggia, parliamo due secondi perché sennò qua non ci troviamo più. A fuoco le pattuglie. Mi ricordava il timbro di Mischilla. Cioè, piacerebbe Mischilla farlo di tornellone così a te. No, il penno con il motorino. C'è indietro Massimino. C'è pure mio cugino. Vai, Jake. Supportato da Jake. Sì. Ah, mi fa male. Mica che ritornellone. Aspetta. Di cosa fai? Per ridere, è venuto tutto. Porco di. Aspetta. Cosa fai? Fa stretching. Sì. Mi fai ridere troppo. Fa da ti stretchi, ma non rispetti i pettini. Vai. Bartedo. Dai, non vorrei tediarlo col flow di Teduarlo. Tu non sai farlo. Che dire di sto pezzo? Allora, ritornello molto figo e Mortal Core. Il testo c'è. È Mortal Kombat. Il testo c'è, perché in realtà c'è il testo. I drammi pesano più da minorenne e tutti i cazzi che ha detto. Però freestyle, fossero tutti così freestyle. Hai già capito? Ritornello della Madonna. Hai capito? Cioè, va bene che mi fai freestyle, ma me l'hai fatto bene. Cioè, non è una merda come metà della scena di merda in Italia fa. Andiamo avanti. Con 50-50, anche qua il beat me lo ricordo. Con Gali. Ah, era ancora sto magazine. Se due roccia quanta pioggia può scalfirmi. Can you hear me? Sto beat e il fit gli piace. È incredibile come nel disco. Bella anche la cosa italianissima, sì, nonostante ci fosse Gali. Dicevo, torniamo noi grossi. Sì, dicevo che alla fine in questo disco c'era veramente tanta qualità. Anche il Gali della situazione, che a me purtroppo non va genio. È partito con una roba dance come linea vocale, che poi si scopre che Gali è un tamarro camuffato, sempre ascoltata la dance. Sì, sì, ma infatti quando ho iniziato io... E adesso fa solo questo. Infatti adesso è molto in linea col prodotto che faceva all'epoca, ma credo che non si volesse nascondere neanche all'epoca. Era già No, ma è giusto una cosa che mi è arrivata adesso, riascoltando. Non sto dicendo niente, Secondo me Gali è entrato appunto col suo flow che sta usando adesso e poi è diventato Izzy a un certo punto. Come mangiarsi le parole, come chiuderle e forse anche un po' come timbrica data dall'autotune. Sì, io ho sentito una bella rappata di Gali qua. Infatti, però guarda, Izzy non è il mio preferito come rappa. Anzi, perché soprattutto per l'uso di autotune abbuffato a palla, sì, sempre, comunque non ha mai cambiato. Musica, però dovremmo rifarci un release di Aleteia o della sua roba vecchia, perché lui è veramente forte. Ha dei testi bellissimi. Io molte volte, guarda, è stato finita la dieta. Quando è uscito Borderlands 3, sì. Per fare alcune missioni ci avevo sotto, era appena uscito il disco di non mi ricordo se era Pizzicato o Aleteia, forse Aleteia. E bello, stavi attento ai testi, molto bello. Politico Aleteia, molto politico, cioè, ma polizia, non era quel, cioè, religioso, che parlava tanto della religione, esatto, era molto introspettivo più che politico, credo, sai? Sì, molto molto bello. No, però c'era tanta politica anche, sì, infatti dicono anche della chat, era molto pesante ma bello, è vero. Oh, cosa? Step by step. Sto contando i giri che la terra compie l'arco di un anno. Mentre passa il tempo filtra noi amici, scarto quelli a baffetto. La mia civiltà fa pubblicità con gli ricoperti della bella vita. Non ti stracci. Con Nebbia, che c'è un pezzo bellissimo. Potevo finire a cacciare. Senti pezzi, io prendo prezzi. Che fare non ore. Era solo spezzato, è tutto di suo. Fiori, non ho fuori, sul muro se mi curo il culo, paraculi, avete scudi, scusi, siamo cuci, sarò le rete del tuo panno, c'è da fuori boss, ma non è scomodato il culo. So che vuole un po' del mio flow, ma non è incomodato. Qua?
qua il test è bello, il ritornello è meno potente di altri ritornelli, sì, di questo molto disco. Più melodico, però è più sul test qua. Dicevamo, il ritornello è un po' più debole degli altri, questo è vero. Credo che però un pezzo così porti ad avere un ritornello un po' più morbido, anche perché dai tanto importanza ai testi. Brescia all'epoca tirava fuori roba fighissima, lavoravano insieme anche a Ombra, come ti dicevo, a Nebbia, scusami, non a Ombra. E Tedua, come al solito, super scrittura, anche qua ha una sorta di lettura didascali, di scrittura didascalica di quello che succede, super ermetico. Sembra quasi, sì, che qua Brescia è più lineare rispetto agli altri, più classico come scrittura. Più aperto, più comprensibile forse. Classico. Guarda, confronti Brush con Disney, il pezzo era figlio. No, era un altro figlio! Pezzo. Figlio! È un altro pezzo, stiamo parlando del 2016 addirittura, ragazzi. Figlio era bello. Su, andiamo avanti. Sì. Te da 15 anni in panni del mercato regalati, la mia mamma sbatti tra due beat e mezzo in ospedali. Pare di rubare tipo tentare o tentare. Ed eravamo poveri per le belle bei concerti. Tony, solo per me, nottata a dicembre in veda, corse fra la neve. Hanno trofio alle case al mare, alle ville, le vie del centro. Da un ranch popolare o in casa in affitto. Falle nello stomaco, li senti persi se muoiono. Molto viscerale questa. Nello stomaco non ne posso pervivere. Pieno di veda, corse fra la neve. Spera non ti venga la febbre. Lo sai, siamo di nuovo in gioco. Noi non ti terrò mai dopo. Questo era molto più viscerale, proprio un flusso di coscienza. Cosa c'era piaciuto un sacco anche quando... flusso di coscienza, proprio bam, bello. Sì, pizza... Sì. Pizza? Sì. Cioè, questa è una... Ma io penso che Tedua l'ho iniziato a apprezzare da pezzi come questo qua, capito? Perché sì, lo ritrovavo forte. Non ero ancora pronto. Non me lo ricordavo così bello questo disco. Riascolto tanti anni dopo, per me mi ha fatto capire perché la gente lo ha acclamato così tanto, ha giusta ragione. Capiamo che non però è e perché, e ho capito perché non è stato un fenomeno passeggero, Tedua. Bravo. Però capiamo veramente se la maggior parte delle persone comprendeva questa cosa, oppure era soltanto dettato dal fatto che era una grande moda, comunità che si stava iniziando a smuovere, perché c'erano tutti, erano insieme, no? Erano tutti loro, quindi molto probabilmente magari c'era anche chi lo poteva ascoltare per moda. Ecco perché non è mai diventato Sfera e Basta, Tedua, perché comunque ha un'ermeticità nei testi che non tutti possono apprezzare, no, realmente. No, e anche il discorso di spezzare il flow e appoggiare, spostare gli accenti, eccetera. Però Tedua a livello nazionale sicuramente, con anche che ha fatto dei featuring internazionale, sì, cioè Fashion Week è fighissima. Sì, sì, sì. Cazzo, noi siamo veramente fanboy di Tedua, incredibile sta roba. Impressionante. Cioè, non mi sembra di aver mai parlato, forse qualcosa che non mi era piaciuto. Ma beh, sicuramente c'è qualcosa che non mi piace di Tedua. Cioè, non è possibile che hai un artista preferito e qualsiasi cosa faccia ti piaccia. C'era quel freestyle che ero andato in fissa, quello delle lavatrici, dove diceva qualcosa sul grind. Sì, un misto tra i pop grind era Voi Sapi Freestyle 2, ok. La lavatrice 2014, esatto. Senti, sentiamo questa con la Yorg. Era il Magnotta la lavatrice 2014. Può essere, no, forse è morto. Forse è morto addirittura nel 2000, sì. Il Magnotta. Sai che forse è morto nel 2012-2013. Poverello, c'era già la sua. Senti, Daytona Freestyle, bravo. Ah, bravo. Dicevo, c'è la Young. La Young che è stato massacrato, abbandonato da tutti. Poi scegliete voi se giustamente o ingiustamente. Lì però uno paga anche il prezzo delle cazzate che racconta, perdonatemi. Gioco è bello finché non cade. Però musicalmente... Perché poi basta uno che dice sei un cazzaro e poi tutti... È vero. Esatto, vero. Capito, però, non hai... Però fino al giorno prima c'era il rapper famoso Arcorone che quello faceva nero su nero e l'altro diceva minchia sei spacchi. Dicevo, strano la sparizione, vabbè, ma tanto l'abbiamo avuto qua ospitato, l'avete visto, le cazzate le ha fatte, penso, le ha pagate tutte, anche più dei suoi colleghi, rimane comunque forte, anche se poi l'ultima roba che faceva era tutto uguale, quindi è abbastanza, per me è difficoltoso da ascoltare, però insomma rimane un artista. Anche è buono averlo in un team. Anche Dolce Nera, quando mi disse, quando beccai un giorno, sì, un concerto di Achille e Lauro, no, non era il concerto di Achille, era da un'altra parte, beccato Dolce Nera, mi fa, io quando ho collaborato con la Young, questo ragazzo è fortissimo. Ma infatti in un team di lavoro la Young musicalmente può dare il suo, quando fa la roba di suo ha i suoi gusti personali che possono non piacere ai più. Sì, infatti. Andiamo avanti. Vai.
Però è stato quello che doveva essere il Baby Gang, no? Se ci bravo, possiamo. Bravo, se non faceva quella canzone di merda sul solo petrolio. Che era fake. La canzone del petrolio, papà è petroliere, per favore. Su questa astronave ascoltare i nostri pezzi trap è un piacere. Non faccia le fire, togli tempo al beat. Se cadono lo capono proprio te. Mi ha scuoggio la kefia come a coda più meditata. La yoga in sta vita siamo fisi. Salita rischi, dischi, antarti dischi. Ma qui non crea sta roba. Che chi fa da se fa per te perché ci vuole poi. Ho ricorso del cash freddo dentro a che sempre con un mostro perché dire cercava giustizia prendendo il fucile. Ballo. Cercava giustizia. Cedro, cedro. Se vuole io ricomincio da capo al lavoro. Anche vestito con vestiti vintage mi chiamano capo al lavoro. Non siamo diavolo America. Pure su una trattata angelica. Guarda che ci stavano, ci stavano. Purtroppo devo partire su. Adesso spinti davvero. Stop un attimo questa cantilena per chiedervi una cosa. Che voi sappiate, visto che noi appunto la scena dell'epoca non la seguivamo, e soprattutto la scena americana non la seguivamo, questa roba era simile, copiata o veniva come reference da qualcuno, oppure era roba che portavano loro della Drill Liguria e quindi questo spezzato, questo... era roba loro. Dimmi la verità, ditemi la verità. No. Io come scrittura della Young lo trovo proprio però... Ok. Roba loro. Quindi, secondo voi, se fossero veramente stati spinti in maniera decente questi ragazzi, e non come prodotti da baraccone e non come prodotti soltanto da una stagione, avrebbero veramente potuto fare qualcosa all'estero? Perché la frase che sta dicendo qua la Young non è una frase stupida. Il fatto che hanno un suono che poteva tranquillamente andare all'estero, proprio come metriche, perché se ci pensi le cattiverie delle parole, gli incastri, la melodia della musica. Sì, in italiano rende molto poco la Young, cioè come ma io non sto parlando di Young, sto parlando proprio di quello che sta dicendo in questo momento. Dei lui concetti. Sta parlando proprio concettualmente di questa di crew. Sì. Molto influenzata da cosa? Ispiravano un po' a Chicago, però. Sì, a Drill di Chicago, ma giustamente, ma è normale, da qualcosa devi prendere. Però voglio sapere se i flow spezzati in questa maniera, se questa idea di melodia, di flow spezzati, veniva da proprio quella drill, oppure soltanto un'idea del fatto che si ispirassero a quella. Beh, magari come sonorità, ma come flow sicuramente delle Ligure ognuno si è fatto il suo. Questo posso dirlo quasi sicuramente. Come ispirazione, come flow, come attitudine, ok, ma come beat sicuramente... Ma i flow sicuramente sono loro al 100%. Sì, con i beat sono d'accordo, i beat alla fine sono quelli, non è che puoi fare inventarti, a meno che non ci metti la fisarmonica come prima, la roba molto più nostra. Ti dico, Lion in italiano perde tanto, perché è una scrittura proprio base. In più, col discorso che mi esaspera, questo lo dico da sempre, mi esaspera l'accento straniero, quando in realtà poi non ce l'ha così tanto lui, molto meno di quando canta. Lo esaspera, calca la mano per giocare sul fatto della seconda generazione. Boh, però a me non... Cosa dire? L'abbiamo già detto prima. Secondo me era un movimento che non doveva fermarsi ad essere soltanto un movimento per bambini. Sì, perché poi era venduto, come dicevo prima, ai bambini. Chi ascoltava questa musica qua erano pochi i maggiorenni rispetto ai minorenni che l'ascoltavano. Non sto dicendo che era per bambini, sto dicendo che la distribuzione la dava in pasto dei bambini come moda. Sì, ma probabilmente anche loro, ma probabilmente anche i ragazzini che che spingevano tra di loro. Ma è normale, è una roba che io quando ascoltavo i Dogo avevo 14 anni. Quando ascoltavo le Sacre Scuole avevo 14 anni. Io i Dogo a 16. Ma ci sta che a 16 anni ascolti musica di ribellione? Mica, se non ti ribelli a 16 anni, quando lo fai? No, esatto. Aspetti 40. Solo che bisogna capire che tipo di musica è di ribellione o non è di ribellione. Tedua faceva musica di ribellione, uno sfera di adesso che viene ascoltato da un bambino di 14 anni, un bambino di 13 anni, non è musica di ribellione, è musica da coglione come tua mamma, quella puttana che te la fa sentire. Bene. Penso anch'io, però. Ai concerti della Drill Liguria ci vanno i 20 anni, grazie a Dio, visto che sono passati 4 anni da questo disco. Sì, se quando te l'ascoltavi ne avevi 16, adesso ne hai 20. Ma se piove è bellissimo. Di che gioco regge faccio finta che non mi manchi. Siamo dei nostri sguardi. Bella, cosa mi ricorda? Quella canzone che abbiamo fatto la reaction. Per creare un colore nuovo. Ti do tempo al tuo carattere, no? Ma tutto brava di incazzare. Non lo sai, no, questo merda per incazzare. Tutto bello, incredibile. No, non mi mancare.
Che bella! Che cazzo di fotografia della gioventù! Ma che cazzo di gioventù! Ma che bella! Scordati per il ritorno di essere la stessa persona dopo quando scopri, no? Vai, quando fai il viaggio e ritorni, qualsiasi cosa sia il qualsiasi viaggio. Qualsiasi cosa, anche semplicemente andare al mare con una persona nuova, la scoperta, sì. Il fatto di essere nuovo quando conosci qualcuno, è bellissimo. Qualsiasi, wow. Il viaggio, qualsiasi esperienza sia, scordati se l'esperienza ti segna e ti cresce di essere la stessa persona. Wow. Diesel, direi anche. Wow, bellissimo. È una fotografia dell'adolescenza che poche persone ultimamente sono riuscite a prendere così. Sì. Perché l'adolescenza di adesso ce l'abbiamo persa. Perché un Rondo, un ragazzo della Seven Zoo, ma anche un Pachi, l'ha saltata quella fase dell'adolescenza per la cattiveria. La musica di adesso, la musica che sta andando di moda in questo momento, è un genere musicale che va oltre l'adolescenza. È la musica che ha saltato per tutto il problema che c'è stato, ma mettici anche il Covid, mettici la povertà, mettici il fatto di una seconda generazione. L'adolescenza ormai è solo ribellione fino a se stessa, qua non è più la descrizione, devi anche essere capace. Devi essere capace, ma il fatto che io riesca a ritrovare una cosa del genere, te lo giuro, è bellissimo, sì. Me l'ero accorto di questa frase, l'ho letta adesso. No, ma anche la prima volta mi hai fatto la wallera su sta frase. Davvero? Perché, sì, per un quarto d'ora, Dani, te lo giuro, io ti lascio andare perché so che sei sensibile. Beh, impazzisco. Ah, aspetta, scusami, anche Tedo era povero però, no, Tedo era non povero, Tedo era povero quanti anni fa? Botto. Un botto di anni fa. Prima nel di senso, questo disco. Qua iniziava già a vedere delle cose. Non è soltanto la povertà, qua c'è anche una pandemia. L'attitudine, no, ma è anche come affronti le cose. Non è quello che ti succede, come le affronti, come le interpreti, come le metabolizzi, come le restituisci. Per fare queste scene ancora sei un po' grandicella. Da bimbi pensavamo della grandicella. Superiverso verso rischio, decidi, senti, dissi, non basterebbe radunirci mai. Per cui consumiamo una torre, mi ha fatto non togliere altro che collere. Comunque in chat non volevo scatenare, non volevo mettere a paragone Rondo e Tedo, ragazzi, non avete capito un cazzo. Non era quello il discorso, era un discorso di generazioni diverse. No, ma adesso con fare una questione di campanilismo, del quello è meglio, quello non è quello che intendevo, cazzo. Stavo intendendo proprio una questione di scrittura, vabbè. Ma di che cazzo parlo con voi? È quello di, ma non dire così. No, è che uno poi pensa che i ragazzi di adesso parlano solo di gang rispetto a gente di prima che aveva anche altre cose da dire. Però ci sono anche dei motivi, ci sono anche delle mode, ci sono un sacco di robe. C'è It-B che racconta un'adolescenza differente, ed è vero. È un'adolescenza di una persona che l'ha vista da immigrato, cosa che ovviamente Tedua non poteva fare. Ah. Tedua raccontava la storia di lui, sì. Delle case famiglie, di quello che ha passato in un contesto totalmente diverso. Ma è anche, scusa se ti interrompo, prego. È anche la stessa frase detta da due persone diverse. Bravo. Ha un peso diverso. Se io ascolto un rapper italiano che mi fa la rima sulla mamma e posso dire la stessa cosa che ha detto Ernia copiandomi dalla reaction, ossia tagliamo il cordone ombelicale, la stessa frase sulla mamma detta magari da un Simbalaru che so che è stato in carcere da minorenne, che è venuto qua, che ha fatto la vita di merda, che per carità lo odiamo tutti, è un bastardo, deve morire in carcere, no, quello che volete. Sì, no. Così facciamo contenti i razzisti del rap italiano. Va bene, allora avete ragione voi. Però capisci che se lui mi dice ormai voglio bene solo a mia mamma, il mondo mi ha deluso, se me lo dice lui mi può dare una filsa, se me lo dice un ragazzo italiano come me che rappa e che ha sempre rappato e che l'ho sempre visto con le grandi crew eccetera, mi dà un peso diverso. Le parole dipende anche chi le dice. Certo, è vero. Quindi raga, non state lì a spaccare il cappello in quattro. Andiamo avanti. Questa è Telefonate. Le ha tenute tutte alla fine i pezzi d'amore, eh? Altro non era d'amore, però. Sì, nel senso. Che poi anche qua, capito? Cioè, ok, però mi fai delle formule, delle... Poi devo dire, dopo tot canzoni, inizio a subirlo, Tedua, eh? Ok. Questo flow spezzato così, questi bassi così, alla 17esima canzone inizio un po' a subirlo. Anche perché i testi sono sempre diversi. Certo, però questo ha un'attenzione per stare a sentire tutto. Ma
sono, non ti sento, non ho sentito mani dall'alto, si fin da quando non ero pronto. Sempre questo mood malinconico gigantesco, sì. per questo forse apprezzo l'ascolto lungo, perché a parte le melodie che ritrovo veramente tantissima della roba che ascoltavo, e probabilmente agli ascolti anche Tedua, perché sennò non avrebbe fatto questo tipo di melodie, però proprio la questione dei testi, il test, il flow, il fatto che riescano a giocare così bene, nonostante 17 tracce, quante cazzo sono, hanno ancora tanto da dire, cazzo, non è scontato. Sì, 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 poi vabbè, tante cose ritornano dette in maniera diversa, ovviamente, perché poi ci sta. Poi i testi sono veramente come concetti pop, nei testi si trova veramente quel... Quando tu pensi a un testo hip hop, un testo rap, cioè pensi quello. È vero. Pensi proprio quelle situazioni, quel modo di affrontarle, quel modo di raccontarle. Il problema è che poi era stato inserito in questo circuito dove la trap dicevano no, non conosciamo C'è la Sfera, che diceva io non conosco il Sangue Misto, quindi tutti quanti hanno pensato che tutti i ragazzi giovani non conoscessero il passato, comunque determinate robe, quando poi... Tanti magari che hanno scoperto la musica con la musica trap, ci sta che non conosci il Sangue Misto o Neffa, che cazzo ne so. Però per quella distinzione non venivano chiamati presi sul serio. Ho presi sul serio. Anche se Izzy con i DSA, sì, lì c'erano altri cazzi loro, poi ne parleremo. No, ne parleremo, so cazzi loro, chi se ne fotte. Sì, ma minchiate di... Minchiate da ragazzi giovani e basta. Sì, sai di cosa? Da prese di posizione, no? Da partito preso. Sì, ma perché prima c'era una distinzione più netta, adesso non c'è più questa distinzione. Adesso tutti sanno che è così, cioè è così, non ci sono cazzi. Poi, ripeto, i ragazzi erano giovani, non i DSA, i ragazzi come Izzy e gli altri... DSA non sono mai stati giovani, perdonami. No, erano vecchi quando ero vecchio io. Quando eri vecchio. Ti voglio bene. Dicevo, il discorso era una roba di presa di posizione, di visione diversa e di non essere pronti ancora a questa nuova wave come non lo eravamo noi. Ma sì, ma infatti. Quindi è una fase della vita. Staccava troppo, vai. Pegaso. Io questa non me la ricordo. Devi non è privato, sembra se pensavo al nostro futuro. Cazzo se pensavo in casa di più per le mie rime. Certi spettri fanno octagon, optano per non dormire. Ehi, cambio? È appunto come diceva la chat, è un mood molto subacqueo, no? Proprio super chill, figo. C'è questo mare, questa malinconia genovese che si sente in tutto il disco ed è bellissimo. Malinconia anche per dei tempi, cioè non solo per dei periodi di storici. Bello, ma perché no? Bello. Perché no? Pensa se piove. Questo è bellissimo. Remix. Questo è proprio bello. Parte nell'intesa e a te sarà sto dentro appeso. Peso per un più da panico. Dopo bagno, fumiamo scamo, torniamo a tappo. Sembra che non abbia studiato il flow e stia leggendo improvvisi. Oggi menti, non credo, ma ci conviene. Non distingo l'uomo, neanche se muore una farfalla viva un giorno solo. Pensa se piove, non penso a voi. Una da conquistare, una conquistare. Ti vedo che studi te, ma non ci sai recitare. Bevi diversi dal terreno, temevo un fiore cotto, fosse sempre pulito, sempre. Hai letto una parolaccia, hai letto qualcosa di volgare. Mamma mia, fai impazzire lo scrittore, mi fai impazzire. Senti che piace, bastardo. Bastardo. È un'opera che va ascoltata con la musica. Sì. Cioè, nel senso, è come dicevano in chat, no? I ragazzi in chat hanno la sensazione che il tempo rallenti o perché il flow di Tedua è talmente spezzato, quello che un po' ci infastidisce, in realtà è nel mood a volte sembra che abbia un testo davanti e debba improvvisare leggendo. E questa roba dà agitazione o calma alla gente. Spezza proprio il tempo e lo rallenta. Poi leggendo, ricordate che leggere dilata il tempo, correre, leggere, scrivere, andare in bici dilata il tempo, come star fermo o muoversi.
Quindi anche quello. Poi credo che sia totalmente inconsapevole di quello che ha fatto in questo disco. Non credo che fosse studiato. No, credo che fossero vibes che aveva lui e voleva farlo in quella maniera. Esatto. Però il risultato che ne esce è un gran disco. Ma le produzioni sono tutte eccellenti e assolutamente sempre azzeccate. Sì. Ultimo pezzo: Revolver Freestyle. Vai. Mamacita, mamacita, je suis à mille ans, mais t'es pas là. T'es mon sylpète, t'es ma belle. Sfera? Sì. Credo. È Sfera? Sto soltanto provando a fare sto che. Sì. Milano Parigi, Milano e Milano a Parigi, ma il mare di Congo ti corda un covo di pane, mi pare sto triste. È arrivato e gli ha messo il cazzo in faccia, Tego. Non so. Ehi. No! Questa l'ha ripresa anche nell'ultima roba? Posso skippare sera amara? Wow! Wow! Ma è da qua che ha iniziato a far cagare Sfera? Sì. Madonna. Grazie del brutto ricordo di questo disco, Madonna. Sfera. Madonna. No, no! Mi viene da dire porco Diesel. Porco Diesel. No, raga, Sfera no. Dai, raga, no. Male Sfera qua, raga. Mamma mia, era tutto bello. Stavo per dire che il disco era bellissimo. Strofa di Izzy, fantastica. Non ti è piaciuta la strofa di Izzy? No, il testo, il flow... Okay. La musicalità. Ok, hai ragione, cioè, c'ha senso. Per me rimane uno dei dischi belli del 2016. Ma sicuramente è bellissimo, non belli, bellissimo. E tra cui ci trovi un sacco di pop, un sacco di roba nuova. Contenuti, flow, innovazione. Melodie. Innovazione. Questa è tanta roba, raga, niente da dire. Allora, raga. Il disco è figo, 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 figo. Ti giuro, a parte sto ultimo ritornello non abbiamo skippato un cazzo. E questo è tutto dire. Sì, anche la Young, che quanto non ci piaccia quel flow, è stata ascoltabile, non è stata una roba da buttare. Aveva dei concetti perlomeno. L'unico problema è veramente questo ritornello qua. Secondo me, poi è una minchiata un ritornello su un disco intero, cioè non sarebbe neanche da parlarne, se no non siamo gli Arcade Boys. Cioè 17 che ha tutti i ritornelli fan cagare. Tutti, impressionante. 17 sono alcuni, no, forse un paio ne sono belli, quelli che non fa Amis. Boh, raga, grazie per aver seguito su YouTube, lasciate un like se siete arrivati fino a qua, un commento qua sotto anche per dire e riprenderci dalle cazzate che abbiamo detto, e se vi ricordo di followarci. Esatto, poi se volete interagire in live con noi, siamo in live tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17 su Twitch Arcade Boys, almeno parliamo direttamente e non nel messaggio. Esatto, come facciamo con la chat in questi giorni. A dopo.